Escalation di rapina in città, ieri sera in via Fillungo la terza in meno di un mese. Confcommercio, adesso è allarme sicurezza. Ceseca, 30 anni di storia, Villa Brughè, il centro servizi raccontato in un libro, ma il futuro si chiama Cittadella del Calzaturiero. Il wifi arriva grazie ai privati, adesso la rete free internet è segnalata in tutto il centro storico, si può navigare gratis per un'ora al giorno. E per lo sport il sogno continua, mercoledì il Baschele Mura affronta Taranto in semifinale, al Pallatagliati attesi 2000 spettatori. Una buonasera a tutti voi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione che cominciamo parlando di cronaca. Tre rapine in meno di un mese, tutte in pieno giorno, senza dimenticare l'aggressione al commerciante Roberto Isola, malmenato e derubato dell'incasso della giornata poco dopo che era uscito dal suo negozio. La rapina di ieri in via Fillungo è un segnale di allarme in una città che per anni abbiamo considerato un'oasi felice. Vediamo. Ancora nessuna traccia dei banditi che ieri nel tardo pomeriggio hanno svaligiato la gioielleria Pedonesi di via Fillungo. Un'altra rapina in pieno centro e in pieno giorno, in meno di un mese è la terza, le altre il 28 marzo all'ufficio postale di San Concordio e il 24 alla stazione IP di fronte a Porta San Donato, senza dimenticare l'11 marzo scorso, a poche centinaia di metri dalla rapina di ieri, l'aggressione a Roberto Isola, che appena chiuso il negozio di via San Giorgio era stato malmenato e poi derubato dell'incasso di giornata. Un'escalation di episodi quantomeno preoccupante per una città che per anni è stata una sorta di oasi felice. Ieri sera la dinamica della rapina non lascia dubbi, si tratta di gente esperta e senza scrupoli che ha agito con mestiere e freddezza. Due giovani armati di pistola, dei quali non è stato ancora possibile ricostruire l'identikit e appurare la nazionalità. I due, dopo essersi fatti consegnare i preziosi, si sono dileguati a bordo di uno scooter in sosta all'esterno del negozio, dirigendosi verso via Busdraghi e riuscendo a far perdere le loro tracce. Ancora da appurare l'ammontare del bottino, che sembra comunque molto ingente. I carabinieri del Nord e del reparto operativo stanno conducendo le indagini e certamente potranno ottenere qualche indizio utile dalle riprese a circuito chiuso del locale. E oggi arrivano reazioni preoccupanti a questo ennesimo episodio. Dopo la rapina ai danni di Roberto Isola di qualche settimana fa, è il commento di Rodolfo Pasquini, direttore di Confcommercio. Ci troviamo a commentare un altro gravissimo episodio che colpisce il mondo del commercio. Quello della sicurezza sta diventando un problema sempre più stringente. Serve una sinergia forte fra comune e forze dell'ordine con Confcommercio, che è pronta a fare la sua parte. Dello stesso avviso è il presidente della commissione centro storico Giovanni Martini. Prima un'aggressione alle 20:30 di un sabato sera, adesso addirittura una rapina a mano armata di venerdì pomeriggio in pieno giorno nella centralissima via Fillungo. Quello della sicurezza è un tema da sempre caro alla nostra commissione e che purtroppo è diventato non più rinviabile. Il prossimo sindaco, chiunque sia, dovrà considerare l'argomento come una priorità assoluta. E sono migliorate le condizioni di Alessandro Michelini, il 22enne ex calciatore della Lucchese rimasto coinvolto ieri mattina in un pauroso incidente stradale sulla via del Brennero. Il giovane è stato operato ieri sera per cercare di ridurre gli ematomi alla testa subiti nel tremendo impatto. L'intervento, come si dice in gergo, è tecnicamente riuscito, anche se i medici del Campo di Marte vogliono attendere ancora qualche ora prima di sciogliere definitivamente la prognosi. Solo a quel punto Michelini sarà trasferito alla clinica neurologica di Pisa per le cure del caso. Ricordiamo che Michelini era a bordo della sua Jeep Cherokee quando, per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si è scontrato frontalmente con un autocarro condotto da un 37enne di Borgo a Mozzano. E in questo weekend il calcio si ferma dopo la tragedia di oggi allo stadio Adriatico di Pescara. Un altro giovane calciatore,
Pier Mario Morosini, è morto durante una partita di calcio, il match Pescara-Livorno. Il giocatore è crollato a terra per un malore e poi è morto in ospedale, dove era stato trasportato già in condizioni gravissime. Il suo cuore aveva cessato di battere, non è servito a nulla il tentativo di rianimazione, prima manuale, poi con un defibrillatore da parte prima di medici e massaggiatori presenti allo stadio, presenti sul campo, e poi degli infermieri dell'ambulanza. E come dicevamo, appunto, il CONI e la FIGC hanno deciso di sospendere tutte le partite di questo weekend, compresa anche naturalmente comprese le gare di eccellenza, anche se l'FC Lucca aveva già giocato giovedì in anticipo. Domani si fermeranno le altre squadre, quindi non ci sarà la giornata che dovrà essere recuperata. Cambiamo argomento, la storia del Ceseca è la storia di Segromigno, del calzaturiero di Segromigno, un comparto che per anni ha fatto da traino a tutto l'export lucchese, che entro l'anno potrà contare sulla nuovissima cittadella della calzatura. Stamani a Villa Brughier la cerimonia in cui è stato presentato anche un libro che raccoglie i 30 anni di storia del Ceseca. Nei nostri servizi vediamo che cosa è successo stamattina e ripercorriamo la storia del calzaturiero lucchese. Tante autorità, a cominciare dal vicepresidente del Senato Vannino Chiti, imprenditori, vecchi e nuovi, gente comune. Un bagno di folla questa mattina a Villa Brughier a Camigliano per festeggiare i 30 anni del Centro Servizi Calzaturiero di Segromigno. Una lunga storia raccolta in un volume a cura di Paolo Bottari, edito dallo stesso Ceseca, per ripercorrere un secolo di vita del calzaturiero a Lucca, mettendo a fuoco le tappe più avvincenti dell'epoca d'oro di questo comparto produttivo, con il grande successo dello zoccolo segromignese prima della crisi degli anni Ottanta, soffermandosi particolarmente sugli ultimi 30 anni. Commosso, il presidente Giovanni Cordoni ha sottolineato il ruolo trainante svolto negli anni dal Ceseca, ruolo ribadito dal sindaco di Capannori Giorgio Del Ghingaro, che ha rivolto un appello al governo affinché non lasci sole tutte quelle persone oggi in pensione che negli anni hanno fatto il tessuto sociale di Capannori. Claudio Guerrieri, presidente della Camera di Commercio, ha sottolineato la vicinanza fra le due istituzioni, tra l'altro il direttore storico del Ceseca Roberto Camisi è oggi direttore generale dell'ente camerale, che hanno sempre lavorato fianco a fianco. Quella di realizzare il centro servizi si è rivelata una scelta azzeccata, ha detto Guerrieri, perché ha consentito agli imprenditori del calzaturiero di innovarsi e affrontare con strumenti adeguati le nuove sfide che si sono presentate. Certamente nuove sfide e nuovi impegni aspettano ancora il Ceseca nel suo immediato futuro, ha concluso Vannino Chiti, primo fra tutti quello continuo dell'innovazione, a cui si aggiungono quelli della qualità e dell'internalizzazione. Una terra povera, utile solo ad un'agricoltura di sussistenza, destinata a sostenere il magro bilancio familiare. Scrive così nel suo preambolo Paolo Bottari e coglie il segno di una storia iniziata alla fine dell'Ottocento, quando è possibile trovare le prime tracce di una nascente attività della fabbricazione degli zoccoli a Segromigno. Ben presto la produzione si espanse a macchia d'olio. Certo, il percorso era appena iniziato, una calzatura che si adattava molto bene alla dura vita dei campi. E negli anni 30, con la parte di legno che iniziava ad essere verniciata e lucidata, parte la conquista della Versilia, dove le grandi famiglie milanesi e fiorentine lo fanno diventare ben presto uno status symbol. La Seconda Guerra Mondiale è l'altro grande snodo. Gli alleati americani si accorgono delle enormi potenzialità della produzione di calzature di Segromigno, facendo volare l'export. Nel 63 si contano già oltre 60 aziende che danno lavoro a 700 persone, numeri del tutto approssimativi, visto il consistente mondo del sommerso che si era sviluppato. Nel 66 il calzaturiero balza ai vertici dell'export lucchese con una quota del 21% sul totale, che sale al 37 10 anni dopo. Sono gli anni d'oro, le esportazioni volano a 138 miliardi di lire, in assoluto il settore trainante dell'intera provincia. Nel 1980 i calzaturifici censiti in provincia sono 677, 500 dei quali localizzati sulla sola piana di Lucca e soprattutto nella zona di Segromigno. Gli addetti solo nella piana superano i 3.500. Il Ceseca nasce il 1 giugno dell'84, capofila il comune di Capannori,
che per 220 milioni di lire acquista la sede di Via Piaggioli. Ma il futuro si chiama Cittadella della Calzatura, una moderna struttura su due piani di 1600 metri quadri, dove troveranno spazi uffici direzionali, laboratori di progettazione, controllo qualità e certificazione dei prodotti. Il nostro obiettivo è rispettare il patto di stabilità e garantire servizi fondamentali. Per raggiungerlo cerchiamo di evitare tagli drastici ai servizi e incentiviamo alienazioni e risparmi operando in un quadro complesso e in continua evoluzione. Con queste parole l'assessore provinciale al bilancio Andrea Giorgia ha introdotto le linee che hanno guidato l'ente di Palazzo Ducale nella stesura del bilancio di previsione 2012 che è stato approvato giovedì scorso. Un bilancio previsionale segnato profondamente dal rispetto del patto di stabilità che ad oggi obbliga la provincia ad un saldo positivo di circa 12 milioni e 500 mila euro contro i 2 milioni e mezzo richiesti per il 2011. A rispetto di questo impegnativo obiettivo vanno aggiunti i pesantissimi tagli dovuti alle ultime manovre statali e a cascata quelli applicati dalla regione Toscana che sfioreranno, pensate, i 4 milioni di euro. E adesso parliamo del Wi-Fi. Wi-Fi gratuito c'è e adesso si vede. Grazie a tre aziende private, Telnet, Sice e la nostra di Lucca, in gran parte del centro storico a Capannori e prestissimo anche ad Altopascio e Porcari, si può navigare gratis per un'ora. I dettagli nel nostro servizio. Telnet, Sice e di Lucca. Grazie a queste tre aziende private, lucchesi e turisti possono navigare gratis per un'ora nel centro storico di Lucca, a Capannori e presto ad Altopascio. E adesso le zone coperte dal servizio saranno anche segnalate. Grazie ad un accordo con Concommercio, in bar, ristoranti e negozi saranno posizionati 250 cartelli con la scritta area Wi-Fi di colore verde, indicanti le zone free internet già in funzione, altre 6 sono in corso di installazione. E non solo, in piazza Cittadella e al Caffè delle Mura sono state installate due webcam 24 ore su 24 per mostrare in tempo reale le bellezze della città in tutto il mondo. A Lucca la rivoluzione tecnologica del Wi-Fi è partita dai privati, nessun accordo col comune, a differenza di quelli vicini, Capannori e Altopascio e in un prossimo futuro anche Porcari. Oggi gran parte del centro storico è free internet, i punti dove si può navigare gratuitamente sono Piazza Grande, Piazza San Michele, Piazza Anfiteatro, Piazza San Frediano, Piazza Santa Maria, Piazzale Verdi, Piazza del Collegio e tutta la struttura del Real Collegio, Via Fillungo, Angolo Via Nuova, Piazza della Cittadella, Piazzale Verdi, Caffè delle Mura, nonché il Baluardo San Frediano e tutta la discesa fino all'inizio di Corso Garibaldi, oltre a sedi istituzionali, Palazzo Orsetti e Palazzo Ducale. Inoltre a breve una webcam sarà posizionata anche nella piazza centrale di Ponte Amoriano, puntata sul teatro. Ma come si fa a navigare? Accedendo sullo smartphone o PC alla connessione Wi-Fi troveremo una home page col nome Free Internet. Un clic e ci si connette alla rete usando un programma di navigazione, Explorer, Mozilla o altri. Il tempo di accesso è gratuito per un'ora, che è conteggiata come la somma dei tempi di connessione che possono essere anche multipli. In parole povere, si può vedere un sito per 10 minuti, scollegarsi e riprendere la sessione. Dopo 12 ore si riacquista la possibilità di navigare per un'altra ora, potendo quindi utilizzare il servizio per due ore nello stesso giorno. La rete wireless ha una doppia funzione. Oltre a dare connessione internet gratuita agli utenti, permette a noi di Lucca di trasmettere eventi in diretta, in TV e in live streaming sul sito www.dilucca.it da vari punti della città e della piana. Per una televisione rivolta al territorio è sempre più al passo con i tempi. In occasione delle prossime elezioni amministrative del 6 e 7 maggio e dell'eventuale ballottaggio, l'amministrazione comunale organizza un servizio a richiesta su prenotazione per il trasporto al seggio degli elettori su sedia a ruote e sprovvisti di mezzo proprio. Lo stabilisce una determina dirigenziale che affida il servizio di trasporto alla Croce Verde, alla Pubblica Assistenza di Lucca, che dispone di mezzi e volontari adeguati al compito per un importo stimato, anche se in via preventiva, di circa 3.000 euro. E il loggiato di Palazzo Pretorio in Piazza San Michele è tornato ad essere un piccolo salotto aperto alla città.
Si sono infatti conclusi i lavori di restauro avviati dal Comune di Lucca appena 3 mesi fa e realizzati insieme alla Camera di Commercio. Il Comune ha realizzato un progetto di restauro conservativo la cui spesa supera complessivamente i 61.000 euro, 22.000 dei quali stanziati dalla Camera di Commercio. L'intervento ha riguardato la tinteggiatura delle pareti, la stuccatura delle microfessure e la protezione con prodotti antigraffiti. Una serie di interventi sulle colonne in pietra con la loro ripulitura, stuccatura delle lesioni, consolidamenti, protezione con prodotti antigraffiti. Anche le parti in metallo e in bronzo sono state pulite e protette. Il restauro ha interessato anche le antiche lanterne. Il loggiato, utilizzato spesso per manifestazioni di vario genere, è stato dotato anche di un impianto fisso di illuminazione da attivare in caso di necessità che non lasci i fili scoperti. E parliamo adesso di una bella notizia che riguarda Porcari. Lunedì, purtroppo per motivi di tempo, questa sera non siamo riusciti a proporvi le interviste che abbiamo realizzato, ma lo faremo sicuramente lunedì. La notizia è che il punto Andy, che da anni si occupa del problema della disabilità e dell'anzianità o del disagio più in generale, e che cerca di rispondere al meglio alle situazioni di bisogno, aiutando e indirizzando gli utenti per trovare risposte che possano migliorare la loro qualità della vita, ha una nuova sede, una sede in più che si aggiunge a quelle del Turchetto, del centro anziani di Porcari, e quello della salute, il centro della salute a Villa Basilica. La nuova sede si trova, come vediamo in queste immagini, nella sede della Croce Verde di Porcari. Qui verrà aperto un punto informativo e di servizi che avrà luogo appunto nei locali della Croce Verde, messi a disposizione della Croce Verde, grazie anche naturalmente al contributo dei servizi di politiche sociali dell'amministrazione comunale. Il nuovo punto informazioni sarà aperto su appuntamento nei giorni di giovedì pomeriggio. L'obiettivo è rafforzare la collaborazione, favorire sempre di più i cittadini con difficoltà di mobilità. Lunedì vi proporremo anche le interviste che abbiamo realizzato. Anche mangiare bene fa parte del progetto educativo per i più piccoli, ne è convinto il comune di Capannori, che da alcuni giorni ha introdotto sulle mense scolastiche delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari i menù colorati. Una volta al mese i bambini possono così gustare un menù giallo, arancione, rosso, blu o verde, composto da piatti realizzati con ingredienti dello stesso colore e ricchi di verdura e di frutta. E adesso ci fermiamo un attimo soltanto, la sigla e poi la pagina sportiva. Questo che stiamo vivendo è un weekend in cui in realtà non c'è molta attività sportiva. Come abbiamo già ricordato, il calcio si ferma a causa della tragedia che si è consumata oggi allo stadio Adriatico di Pescara, con la morte di un giovane calciatore, un giocatore del Livorno. Le altre attività sono ferme. L'FC Lucca tra l'altro ha già giocato la sua gara in anticipo giovedì, vincendo a San Giuliano contro il Pisa, dunque tornerà in campo il prossimo 22 di aprile. E allora occhi puntati sul basket Lemura. Il sogno continua dopo il perentorio 2-0 a spese di Umbertide. Le ragazze di Diamanti vogliono provare ad andare avanti ancora in questa competizione. Già in questo momento sono fra le prime 4 squadre italiane, ma certamente la semifinale è lì, forse un sogno, perché mercoledì in gara 1 affronteranno la corazzata Taranto, e tra l'altro lunedì comincia la prevendita, sono attesi 2.000 spettatori al Prata Liate. Vediamo.
Il sogno dunque continua. Il basket Lemura è tra le quattro grandi d'Italia. La doppia vittoria contro Umbertide, una delle formazioni favorite ad inizio campionato, la dice lunga sul fatto che questo gruppo è cresciuto nel carattere, nella fame di vittorie e nel saper gestire le situazioni più complicate. Lo abbiamo visto anche in regular season, quando le biancorosse hanno dimostrato, soprattutto in casa, di non temere nessuno e poter giocare alla pari di fronte a mostri sacri come Taranto e Schio, entrambe battute al Palatagliate. Ebbene, ricordare che solo un anno fa le stesse formazioni erano capaci di infliggere parziali a doppia cifra a squadre come Lucca. L'entusiasmo è percepibile ormai anche in tutta la città. Le ragazze di Diamanti possono infatti fare affidamento su un tifo spettacolare, sempre presente anche nelle trasferte più lunghe. Da domani si tornerà a lavorare per preparare la super sfida contro Taranto al meglio delle 5 gare, che vale l'accesso alla finale scudetto. Si inizia mercoledì 18 aprile al Palatagliate, gare 2 e 3 a Taranto il 21 e 23, eventuali spareggi il 26 a Lucca ed il 29 al Palamazzola. Tutti gli ingredienti ci sono perché Lemura possa stupire ancora e regalare emozioni. Da lunedì comincia la prevendita dei biglietti e mercoledì, in occasione di gara 1, inizio alle 20:30, al Palatagliate sono attese almeno 2.000 persone. Un ringraziamento anche a Roberto Ambrogi che ci ha concesso queste immagini che vi hanno testimoniato la grande gioia di chi era presente ad Umbertide e davvero ha vissuto un sogno. Ma mercoledì al Palatagliate speriamo davvero che questo sogno possa continuare. Chiudiamo con il calcio. Abbiamo detto l'FC Lucca appunto non scenderà in campo domani, non sarebbe sceso comunque dopo la decisione della FIGC di sospendere i campionati in questo weekend, e c'è però una notizia che riguarda Simone Angeli, il quale purtroppo si dovrà operare al ginocchio destro. I risultati della risonanza magnetica hanno evidenziato una rottura del corno posteriore del menisco. Dunque per lui la stagione finisce anzitempo. L'intervento chirurgico sarà svolto dal professor Enrico Castellacci, medico della nazionale, probabilmente nella prossima settimana. Per quanto riguarda le altre notizie, in questi giorni la società sta trattando con un importante sponsor nazionale e se si dovesse arrivare ad una conclusione della trattativa sarebbe davvero una grande boccata di ossigeno in vista del prossimo campionato di Serie D. Per quanto riguarda la posizione di Giacomo Lazzini, ancora niente di ufficiale, anche se nell'incontro tenuto l'altro ieri le posizioni non sembrano così vicine. Diciamo che è stato un incontro interlocutorio, ma più da fumata grigia che non da fumata bianca. E ormai dovremo aspettare ancora qualche giorno, se non qualche settimana, prima di sapere chi sarà il prossimo allenatore che siederà sulla panchina dell'FC Lucca per il prossimo campionato di Serie D. E questa era la nostra ultima notizia anche per questa sera. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia. Ricordo che notizie e servizi sono disponibili come sempre sul nostro sito www.dilucca.it. Vi auguro ovviamente una buona e serena domenica. Arrivederci a lunedì.